Atomic! Ecco, però dai, diciamocela tutta, oggi avevate gli speciali. Era difficile, era un'ora al completo e noi ci mancava Sonora. Gatto campagna c'è sparare. Sono tutti veloci, sono tutti che stanno a giocare a calcio, era difficile. Complimenti a loro. È la prima volta che ha affrontato una squadra di Serie A, credo. No. Triangolare, Michele. Vabbè, diciamo, partito ufficiale. Parlando di quella di triangolare con i Lions, che sono i più scaldi. C'è Piero Tarantini, sì. Marranca. Gente proprio veramente proprio negata. Infatti non fa testo. Questo è gente di serie. Abbiamo preso 9 gol, che noi in Serie B 9 gol non le prendiamo mai. 9 gol in 20 partite. Sì, il problema è che in Serie B ne facciamo 2, anzi ne abbiamo fatti 4. Ah, se ne ho fatti 4. Come uscire da questa crisi? Come uscire da questa crisi? Io penso che però piano da un po' poco. Piano piano stiamo uscendo perché stiamo migliorando. Anche io sono migliore. Sì, io penso che sabato scusate c'è Kite è legato, lui che è al quarto posto della quarto posto, ragazzi, sto segnando contro i fenomeni. Guarda, a parte che veramente lui che esulta, ma avrei da ridire su chi questo a Cardi che esulta nella nostra sconfitta. Avemmo sei negato, non hanno idea, negati. Niente, non si apre. A Cardi negati. È uscito uno con i Dodds. Due. Parlano le statistiche per Accardi. Due. Quando non gioca lui gli Stocks vincono 7-0. Ho detto tutto. A parte questo, e due. Lui, secondo me, te voleva perdere tutto. Inizio campionato. Lui l'ha detto. Non mi interessa. Vabbè. Niente. L'ha dichiarato. L'ha dichiarato. Sto dicendo che le voleva perdere tutto. Lui le voleva perdere tutto. Le voleva perdere tutto. Poi gli ho detto le so qualcosa. È andato offline. Lui le vince tutte. È offline, capito? Vabbè, a Cardi cosa direbbe? Cosa direbbe in queste battute? Grazie, vabbè, sono negato. No, perché non sono al triangolare. L'unico che sta a giocare è Alberto Termi. Non lo puoi ingannare. Fanno benissimo, senza di me non fanno più niente. A Cardi, abbiamo rivelato. Un po' di silenzio. Abbiamo rivelato abbiamo detto che è sconfitta delle ultime tre, ne hanno fatte già due. Abbiamo rivelato tutto quello che hai fatto, ossia che hai detto che le perdevi tutte all'inizio. Io invece era una mia impressione. Che avevo paura di perdere tutto, ho detto questo. Vabbè, vai, torna a giocare. Ma no, io dico la verità, noi facciamo così perché ci manca veramente. Io non lo voglio, è negata. A me ma. Soprattutto comunque a lui sabato, manca, anche lui sabato, lo dice. Ma lui manca tantissimo. Una liberazione. C'è il ritorno di Gabriele Modica e quindi ci mio fratello. Un fenomeno. Chissà se magari con lui questi attori. Intanto cambiamo un giocatore al giorno. Anzi, invito anche a te Alberto a giocare con voi qualche partita. Anche se vuoi tu Piero, dai, così tanto inseriamo ci potremo di più, quindi sì, si riscantino oggi. Gli è sbattuto una palla nel tacco e dice che ha fatto con Dita. Ormai Cantaro conta tanti. Ha fatto due autogol, gol, gioca con loro. Non è da te, Peppo. Lo so, non è da me. Intanto ora sotto le stelle, stessa cosa. Ha la statistica di 3 autogol in 2 partite con gli Spezia. Ho buttato il sangue. 3 autogol, 2 su tiri di Cantaro e 1 su tiro di Smeraldo. Ho buttato il sangue, tutta la partita. Tiro qua! Ancora che dice hai fatto un autogol, ma non dovevi giocare! Ho fatto un gol di tacco, è uno hai fatto autogol, sei stato uno scherzo! Comunque non ce la faccio più, comunque ci risolleveremo. Sì, puoi venire all'intervista, vieni. Speriamo, va bene, dai. Speriamo che. Ma va bene, non c'è nulla. Ma deve andare bene. Ancora non è finito il campionato, ancora dovete fare la settima giornata. Il capitano è fiducioso. Io sono fiducioso. Lui è fiducioso, ma è sempre storia. Se siamo la storia. E poi hai Namek. Hai Namek. Mamma. Oggi di nuovo a 6. Che fenomeno, signori. Mamma mia, che giocatore. Dai. Uguale. Sto arrivando a 50 gol all'Inter. Scusate. Cosa volete dire a Cardi? Cosa volete dire a Cardi? Io le volevo parte tutta. Ma sono una partita come deve. Vabbè. Alla prossima, ragazzi. Ciao.
Space Jam. Che belli questi Space Jam. Oggi in Coppa di Lega, andate ai quarti di finale. Ma si sa che affrontiamo? O Babel o Radio Fiatim. Domani gioca. Voi chi preferite? Saluto e Babel e Radio Fiatim. E ringraziamo Delisi per oggi. Delisi oggi versione check col casco. Comunque diciamo che ragazzi, silenzio. Diciamo che l'assenza di Michele vi ha portato fortuna. Anche Manuel se ne è accorto. Ragazzi, oggi è un'assenza strategica. Sì. Abbiamo rivisto Grashef oggi in campo. Il ruolo d'allenatore. È il mister, sono il coach. José Mourinho. E oggi abbiamo avuto la conferma che Simone Griffo è un attaccante puro. È un pezzo di merda Simone Griffo. Cristian Bianchi. È il gol a doppio. Ma a me doppio passo. Addirittura fai gol alla Inzaghi. Pippo Inzaghi è il più brutto, tre volte il doppio passo, poverino. Perde palla da solo. Però se fa tripletto di partita va bene. Cioè. Ragazzi, qui c'è il capitano degli Atomic, ditegli qualcosa, dai. Complimenti a loro che sono una bella squadra, hanno meritato. Dai, magari un arrivederci in Serie A. Speriamo. Come siete messi? E noi lo riceviamo. Zona tranquillità, va. Dobbiamo distruggere il campionato, invece siamo stati distrutti. L'importante è arrivare ai playoff. Comunque, tornando alla Coppa, anzi, diciamo che la sconfitta con gli Elfish, diciamo oggi l'avete dimenticato. E ci voleva oggi questa vittoria proprio per sì, sì, ci voleva, ci siamo riscattati, ripresi da una sconfitta. Commentava lei è tornata al gol. Ah, non è vero, non segna mai. Hai preso un palo lo so, a porta lì. Cioè, lui, non me lo però perché riesce a centrare il palo che cazzo. Quando non è giornata vorrei ricordarci voi attaccanti non vi siete parlati. Anche Smola ha preso palo sul solito. Come fai a parlare? Ma l'importante. Comunque. Volevo sottolineare, l'avevi detto già inizio, comunque la prestazione di la prestazione di Maico in difesa. Diciamo che perché difensore al posto di Michele? Aspetta che è andato fuori e ci rimarrà la tutta. Purtroppo si è sentita la mia assenza dietro. Tutto è quasi costruito. Si vede comunque che Michael è un non è me, si vede non è me. Però... No, proprio il difensore di Michele. Meglio Michele o Grashef? Sono diversi perché Grashef è più statico. Io sono un po' più bravo a impostare e a tirare soprattutto. Sì, viceversa. Però bene, sono contento Busax. Ecco, sì. Siamo contenti che Michele sia fortunato. Ora speriamo la prossima assenza di Federico. Ancora, è l'unico che non ha fatto ancora niente. Questo è lo spogliatoio di Stefano. Me la cruzano tu. Grande lui. Se vuoi ti faccio gli elenchi. Sembra giusto. Lì c'è il braccio. La campagna ha giocato con un braccio. Non conta. Prima ci per essere un vero space deve fare male anche Federico. Ma nemmeno Michael si è fatto male. Michael si è salvato. Ma Michael si è fortuna di merda sono, ci devono essere rotture. Allora noi tre sei. L'unico è Federico, è proprio vero. Non si fa niente infortunato. Madonna, tipo Menischi, che cazzo. C'è ancora un mese. Basta, basta. Vi vengo a cercare a 1-1. Aspetta, dove? Sta bene te come ci ricordi. Ti aspetta al campo. Proprio al campo. Anche banalissimi sono avanzate il turno successivo di Coppa di Lega. Non vorrei che magari ci fa. Se casomai in finale. Vabbè, però noi intanto con i banalissimi due partite e due vittorie. Anche i Lions sono passati del turno. Conoscete The Lions? Chi? The Lions, quando li conosce. Ma chi sono i Lions? Credo che scendono. Ah, vero, che l'affronterete in campionato. Sabato con i The Lions. Chi sono i Lions? Questo signore accanto a te. Siamo un pochettino. Oggi però sono ripreso. Chi sta Space Jam? Tarantino oggi sei. Sì, infatti, è vero, sì. È vero. Oggi Tarantino ha segnato. Ma Lion è il cioccolato. La prossima settimana. Tu sei caduto. No, sì. Va bene. Vado a cena. Tu che mangi stasera? Sai che non lo so. Oh, Tarantino dice se andiamo a vincere. E quando Tarantino discorso. Allora, poi sai dove ammazziamo. Ah, se dovessimo vincere io poi. Cubo. Il cubetto fa di ghiaccio. Va bene ragazzi, Busak è stato veramente un dispiacere parlare con te. Cioè, dispiacere, perché dispiacere? No. Ci vediamo alla prossima di Coppa. Anzi, sabato. Posto, Caramazza? Il telefono. No. Devastazio. Cazzo.
Ma perché era bagnato? Vabbè ragazzi, alla prossima. Ciao 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 ciao.